Salve a tutti ragazzi, bentornati al canale di ToxicGamer88. Riprendiamo su Horizon Zero Dawn. Allora, in questo video andremo ad affrontare l'altra missione per la loggia. Vediamo se me la dà qui. La preda più pericolosa, è una commissione. Ok, vediamo Mi piace dare cosa una c'è da vita, fare. ma al Qui momento ci sto bene. incureranno alla grande. Ma no, non importa perché Aloy è veramente invincibile. Nemmeno vivere qui lo è. Dai. Vedete, con gli aggiornamenti non dà più problemi di, come cazzo si chiama? Di rallentamento, ma scusate, qui che mercanti ci sono? Mercante Stai cercando specializzato. manufatti? Sì, ma non per profitto. Il re Sule Awad mi ha nominata emissaria presso i Banuk. Lavoro per conto loro. Cerco reliquie sacre da restituire alla loro patria, Ban-Hur. Mi Ben-Hur, interessano ok. soprattutto le statuette di legno. Se ne hai qualcuna, Omer. Addio. Torna da me se trovi. Mi piacerebbe Quando fare affari troveremo tutte con le te, straniero. statuette, le torneremo in questi mercanti. Da questi mercanti. Così ce ne usciamo subito, subito. Andiamo a farci l'altra quest. La preda più pericolosa, mamma mia. Cioè, ce la farà la piccola Loi? Ce la farai, piccola Loi, se tutti noi. Dai. Guarda. Bene, questo è un bel giorno. Falci rosse? Cos'è Fauci Rosse? Puoi saperlo? Un divoratuono segnato da anni di lotte. Dicono che porti i segni di decine di cacciatori sulla sua corazza. Quanti ne abbia schiacciati sui suoi passi, nessuno lo sa. Se un membro va a caccia e non torna più, molto spesso è colpa sua. Ah, bene. Ma per me è solo una leggenda. È l'unica macchina in grado di spodestare Assis. Il mio mentore c'era quasi, ma non ce l'ha fatta. Mi dispiace. Tarkas mi ha sostenuto per lealtà alla mia famiglia. Era il mio legame con loro, oltre alla loggia dei cacciatori. Devo spodestare Vabbè, Assis. noi la signorina l'aiutiamo, che fa? Non l'aiutiamo? Io ho un motivo per odiare Assis. E tu? La mia famiglia ha sempre fatto parte della loggia. Mio padre e mio fratello erano falchi. Assis ha vanificato il loro sacrificio. Quale sacrificio? Dovrebbero onorarli. Sono morti nel massacro. Ma Assis non permette a nessuno di parlarne. Cioè, sto Ascis ha scassato un po' la minchia, ragazzi. Come ha fatto la tua famiglia a entrare nella loggia? Le nobili casate Karja inviano figli alla loggia da generazioni. Come ennesima affermazione di potere sulla gente comune. Vorrei cambiare le cose, vorrei che il valore non si basasse solo sulla nascita. Non appena sentono il mio nome, tutti credono di conoscermi. Lo detesto. Ti capisco. Per tutta la vita sono vissuta da emarginata dei Nora. Sarebbero stati i primi a dire che non ero una di loro. Eppure quando esco dalle terre sacre, tutti mi chiamano Aloy dei Nora. Dovrei essere Aloy malgrado i Nora. Non lo Grande, cioè, sapevo. da amare, Me ragazzi, ne ricorderò. impossibile non amare Aloy. C'è quel sarcasmo, Cos'è porca successo trotta. nel massacro? La paranoia di Re Girano non aveva limiti. Ha spedito migliaia di innocenti nel cerchio del sole. Quando i falchi gli chiesero di fermare la mattanza, gettò nel cerchio anche loro. Ah, bene. Le macchine attaccarono i condannati. I falchi andarono nel cerchio per difenderli. E mio padre e mio fratello erano tra loro. Mi dispiace. Che cazzo è sto cerchio del E gli sole? uomini nel cerchio del sole sono morti combattendo. Se vuoi sapere la storia, Ligan può dirti di più. L'ha vista con i suoi occhi, io no. La mattina del massacro, mio padre mi disse di aspettarlo fuori dalla città. Mi raccontò che stavano escogitando una fuga. L'ho attesi per ore, finché non ricevetti un suo messaggio. Dovevo lasciare la città. Così scappai invece di combattere con mio padre. Non voleva che morissi con loro. E non voleva che fossero dimenticati. Specialmente dall'uomo che ha beneficiato delle loro morti, Assis. Va bene, e adesso? Ora sei un turdido. Devi migliorare la tua reputazione. Perché non cacci un'Avis Ok, Tempesta Avis e un Tempesta e divoratuono? Divoratuono in questo Vuoi che vada a episodio? caccia di trofei? Non sei un turdido qualsiasi.
Devi farmi fare bella figura. Perfetto, che mi dici di farci rossi? Missione. Lo troverò. Quando accadrà, voglio che tu sia con me. Ok, missione abbastanza semplice, perché io già so dove andare. Nel senso che per la vistempesta possiamo andare, vi dico io, qui. No, aspettate, fermi. Qua. Lo so, non è segnato nella mappa, ma è qui che dobbiamo andare. Per il divoratuono, adesso vi faccio vedere come si tira giù questo bastardone. Non è difficile, ne ho sconfitto un bel po', quindi diciamo che prima faccio quello più difficile per me, quello dove ho meno esperienza, che sarebbe l'Avis Tempesta, che non è nemmeno tanto difficile. Il divoratuono, ragazzi, ne posso affrontare un'infinità, oramai li utilizzo come fonte di risorse e di bobine. Adesso voi direte, perché sei venuto qui? Che cazzo c'è qui? Salvataggio rapido. Dovrebbe essercene uno. Eccolo qui, ma buongiorno. Allora, vedete? Se andate lì lo trovate subito, sto bastardo. Ma voglio provare una cosa, vediamo se funziona. Aloy, sei tutti noi, dai. Non mi fare fare figure di merda. Dai, beccalo. Cerchiamo di mirare i motori, ma non riesco. Quindi proviamo questo. Aloy, santi Dio. E qua è noiosissimo affrontare sto bastardo. Non ci riusciremo. Intanto mi raccatto subito qualche erba medicinale. Che ce l'ho qui a portare. Tiriamo giù sto bastardo. E qui. Guardalo, guardalo come ci percuo. Ah no. Vabbè, mal radici. Dov'è? Non ci devono essere altri nemici. Perfetto. Non è difficile, ve lo dico. Però ci vuole un po' di pazienza. Se ci riusciamo e dai, allora
spagniamo troppo. Ok, fermi. L'ha sentito. Questo l'ha sentito tutto. Mamma mia. Cioè non è uno scontro, è tipo... No, ma mi piace... Bomba, ci sto divertendo troppo. Ed è morto. Vedete, nemmeno è stato tanto traumatico. Abbiamo provato anche la nuova arma. Allora, vedete, lucida, bobina 44 fuoco, tutte cose elementari. Rombo guscio e trofeo Avis Tempesta. Cosa, non pensavate che potessi sconfiggerlo al primo colpo? Col cazzo, io lo tiro giusto, figlio di puttana. Però non ho esperienza con questi nemici, sia chiaro. Allora, dobbiamo andare adesso a caccia di un come cazzo si chiama? Lo dimentico sempre sto nome di merda. Che palle. Vabbè, salvataggio rapido va bene. Vediamo se troviamo un po' di erba medicinale qui vicino. Ma ne dubbio. Ah no, lì ce n'è una. Almeno ci andiamo con full vita. Perfetto. Allora, per il rombo tempesta io avevo qui. È facilissimo, lo trovate subito, non potete sbagliare. Adesso faccio vedere come li tiro giusto i bastardi in con pochissimo sforzo. Allora, la vista di tempesta, ho provato la nuova strategia con il lanciacorde e la voglio utilizzare la stessa strategia con quel bastardone. L'arco da guerra sarà sicuramente fortissimo, ma per ora bloccare il nemico è un qualcosa di eccitante. Prendetela! Oh guarda, abbiamo pure... Oh cazzo, c'è gente. Ecco, vedete, questa è la figlia di puttana. No, mamma mia. Guardala, ci hanno tolto vita sti bastardi. Perché io volevo semplicemente andare a caccia. Dimmi che ha una pozza. Ok, ce l'ha una pozza sta bagascia. Cioè, vedi che cosa, ci hanno attaccato. Vabbè, utilizziamo la pozione. Questa di qui. Curiamoci e salviamo. Che palle, fanno perdere solo tempo. Allora, per tirare giusto bastardo dobbiamo fare questo. Non si tocca. Questo. Poi questo. Attenzione a sto coso. Questi li dovete eliminare subito. Eliminate questi o non avete. Non combattete. E poi in testa subito verso questi cannoni. Stesso discorso per l'altra. Pure la coda, ragazzi. Ovunque. Ah, ci sono pure persone che ci danno supporto in questo episodio. Grande. Eliminate in faccia. Dovete eliminargli i cannoni. E adesso ci divertiamo. Vediamo se riusciamo. Oh! Attenzione al laser. Vai, allora, porco. Bravissima Aloy, così. E poi, bomba esplosiva. In testa. La voglio provare. Non saranno di prossimo in questi casi. Guarda come si incazza. E di nuovo ti blocca. Altri, andiamo, altre munizioni. Ora
stato un massacro, cazzo. Quell'arma per bloccare il nemico. E questo ci dà pure bobine spettacolari. 200 e passa frammenti di metallo, lente di devoratore. E poi bobine 39% ghiaccio e così via. Che adesso ormai devo vendere. Cioè, quelle che mi interessano sono quelle da 50% danno. Sono veramente utili. Consegna i trofei come cazzo si chiama? Vabbè. Dammi una pozza, no. E la missione è finita, ragazzi. È finita, c'è poco da fare. Ok, queste munizioni si fanno facilmente, quindi conviene avere qui sempre full. Cioè, non abbiamo utilizzato nulla. Vabbè. Teletrasportiamoci di nuovo a Meridiano. A Meridiana. Rapido e veloce, ragazzi. Più veloce di così si muore. Ho fatto sta missione tipo al volo. Cioè, contro la vista tempesta. Cioè, partite dal presupposto che quel mostro era veramente duro. Niente, riutilizzo. Una cassa. Vieni qua. Cioè, sto Asis, secondo me, appena viene a vedere i trofei si bagna. Quindi adesso continuerò, non appena termino le missioni della loggia, a cercare le migliori bobine e farò pure un bel po' di esperienza. Anzi, a proposito, abbiamo un punto abilità. Vabbè. Poi dopo queste missioni andremo a fare caccia di... Dov'è Talana? Come si chiama? Lo dimentico sempre, ragazzi. Manufatti. E nemmeno Asis. Forse Ligan sa dove si trovano. Ligan, dove sei? Cazzo, dimmi dove sono. La preda più pericolosa. Secondo me dobbiamo andare a cacciare quel... Buongiorno. Hai dei trofei? Posso tenerli io finché non torna il Falco d'Oro. Dove sono Asis e Talana? Asis ha saputo di Fauci Rosse e si è precipitato fuori. Talana invece l'ha scoperto un po' più tardi. E moriranno entrambi. Sono andati da soli. Ma Asis è uscito senza il suo turdido, così come Talana. Anche se ho visto qualche straniero andarle dietro. Non escluderei che Asis ricorra a mezzi subdoli per fare l'uccisione. Dove sono andati? Devo aiutare se ci riesco. Forse hai ragione. Alle punte di freccia, ragazzi. Ma non è che lo dobbiamo fare adesso. E infatti, con missione completata, la preda più pericolosa. Ok, ci danno delle casse che francamente non ci interessano. Perché veramente abbiamo nel nostro inventario di tutto. Bobine, oramai non so manco cosa farci. Infatti non ho più spazio. Quindi abbiamo una nuova missione secondaria, Fauci Rosse, la faremo nel prossimo video. E si trova qui in Culonia. Quindi sapete che vi dico, vado a vendere un po' di cose. E lo faccio qui, che almeno ci viene facile facile il mercante. E ci salutiamo. Quindi venderò tutto off screen e poi affrontiamo questa missione e vediamo come ce la cacchiamo. Cioè, ormai devo vendere tutto. Voglio delle bobine. Una cosa sola volevo prendere e modificare, però non so se lo farò pure off screen. E migliorare il lanciacorde con praticità. Vediamo se lo possiamo fare tipo al volo. Ecco qui. Oltre ai danni che ne fa un botto, quello che ci interessava era questo. Praticità. E lo devo mettere. Va benissimo così. E se non riesco ad agganciare i nemici è inutile. Il mondo si sta facendo bianco. Se il mondo si sta facendo bianco, brava lui. Quindi ragazzi, termino qui questo episodio. Mi raccomando, lasciate like, commentate e condividete. Noi ci vediamo col prossimo episodio di Horizon Zero Dawn. Alla prossima.